Non solo impiegava a nero ben 15 lavoratori, di cui 10 clandestini, ma li faceva anche lavorare e dormire in precarie condizioni igienico-sanitarie. Il blitz interforze è stato effettuato nella tintoria superlativa di via Inghirami, una delle prime del distretto pratese a diventare a conduzione cinese e tra l'altro già controllata 2 anni fa dalla Guardia di Finanza, che sorprese al lavoro 21 lavoratori a nero. Evidentemente la lezione non è stata recepita dal titolare, un trentenne cinese denunciato per impiego di manodopera clandestina. Il controllo effettuato ieri sera ha visto impegnati i carabinieri della stazione di Iolo insieme alla Polizia Municipale, all'ASL, all'Ispettorato del Lavoro, ai Vigili del Fuoco e ai tecnici dell'ARPAT. L'accesso alla ditta ha consentito di accertare che erano stati impiegati ben 15 cinesi irregolari su un totale di 35 operai. 10 di loro, sprovvisti dei necessari documenti di soggiorno, sono stati denunciati per immigrazione clandestina ed è stato avviato l'iter per l'eventuale espulsione. I carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro hanno elevato una sanzione amministrativa di oltre 85.000 euro e la sospensione dell'attività. Personale ASL procederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per le riscontrate precarie condizioni igienico-sanitarie e per le violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Proprio ieri, nel corso del congresso provinciale, la Filctem CGL era tornata a chiedere l'applicazione della legge sul caporalato in casi come questi, ritenendoli perfettamente assimilabili a condizioni di schiavitù. È stata applicata invece la normativa sullo sfruttamento della manodopera clandestina e a nero. Evidentemente i tempi non sono ancora maturi per questo o l'interpretazione della norma sul caporalato non è unanime.